Ciao a tutti ragazzi dal vostro Gino Smile. La scorsa parte del playthrough abbiamo sconfitto il vecchio eroe, abbiamo fatto l'arma con la sua anima e ci è rimasto stavolta da andare a completare la cripta delle tempeste. Ci metteremo poco, poi dovremmo anche essere in grado di andare da un'altra parte, se tutto quanto va per il verso giusto, ovviamente. Ora, questo boss che abbiamo davanti, questo arcidemone, è uno per il quale, come con il drago guardiano, no, drago, dio drago, quello lì, non è molto importante il tipo di build che stiamo utilizzando. Almeno che io sappia, c'è solamente una maniera per ucciderlo, ed è già preimpostata nel combattimento stesso. Chi conosce Demon's Souls saprà già benissimo come va affrontato, chi non l'ha mai visto lo vedrà adesso. Ecco, il boss comunque è questo coso volante, poco amichevole, sinceramente. E ovviamente è un boss che rappresenta in maniera smisurata quelle simpatiche creaturine che abbiamo incontrato negli altri due livelli della Cripta delle Tempeste. Più che abbiamo incontrato, direi che ci hanno massacrato sulla distanza mentre noi non potevamo neanche puntarle. Oddio, avremmo potuto puntarle se avessimo voluto, ma non c'era molto motivo di farlo, perché con le magie potevamo colpirli, ma era difficile farlo. Qui non c'è niente, volevo controllare giusto per ricordarmi. Ci sono una cinquantina di quelle. Non possiamo certo affrontarle adesso così. L'unica cosa che possiamo fare. Vinci la tempesta prendendo una spada in grado di colpire il cielo, ce lo dice direttamente il gioco. Quello che dobbiamo fare è esattamente questo, trovare una spada in grado di colpire il cielo. Sembra una. Wow, così male? Complimenti. Va bene, torniamo istantaneamente qui. Mi sembra un ottimo avvertimento. Ehi, guarda che siamo stupidi, ma ci facciamo un male cane. Quindi non stare a perdere tempo. Chiaro? Ricevuto. Andremo direttamente dove dobbiamo andare stavolta. Dobbiamo trovare una spada in grado di colpire il cielo. Dove la troviamo? Qui dentro. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è correre, prendere la spada e uccidere i nemici con la spada che colpisce il cielo. Punto. Correndo non dovremmo avere problemi. La spada è lì. Questa cosa delle armi conficcate nel pavimento che possono essere prese è una cosa bellissima, davvero non so perché l'abbiano tolta poi negli altri Souls. Ha di certo più senso delle armi che si prendono dalle code dei nemici, anche se il fatto delle code mi piaceva molto. Eh sì, queste lucertole sono andate perse. Sfode la spada. Signora delle tempeste dovrebbe essere il nome. Presa la spada. Certo, come avete visto, non possiamo stare fermi a cercare di colpirli in campo aperto perché altrimenti ci massacrano. E ci hanno pensato ovviamente, c'è un punto in cui non possiamo essere colpiti e ci andremo. Che è questa casetta abbandonata qui, mezza distrutta e mezza per fortuna solida. Noi tutto quello che dobbiamo fare è entrare qui dentro e questi muri in teoria dovrebbero proteggerci dai nemici. Come avete appena visto, mi ha attraversato ma ha preso il muro, quindi io sono totalmente al sicuro. Ora, signore delle tempeste, statistiche. Nessuna richiesta, quindi può usarla chiunque con qualsiasi build. Pesa 6. Tutto quello che dobbiamo fare è fare R2. La spada colpisce il cielo, i nemici muoiono e noi praticamente stiamo anche farmando un sacco di anime. E questo è il metodo cheesy, un po' barevole, se mi fate passare il termine, per farmare anime. Vi mettete qui, fate la quantità di anime che volete fare. Quando sono morti abbastanza nemici, anziché uccidere il boss, vi uccidete da qualche parte, ricominciate il combattimento e andate avanti così finché non siete pienamente soddisfatti del risultato che avete raggiunto. Noi, ovviamente, non lo stiamo facendo. Perché non ne vale la pena, sinceramente. Quello che farò sarà uccidere un po' di nemici finché non arriverà il boss, dopodiché potremo attaccare lui e finire lo scontro. Sarà un'altra cosa estremamente noiosa. Tutto quello che devo fare è stare qui dentro e basta. Al posto di questo che non ci serve più, perché non dobbiamo più andare in fast roll o fast roll, non è importante, posso mettere l'anello del guerriero eterno, così almeno la stamina va un po' più veloce. Ma un pelo più veloce, neanche tanto. Ma è sempre qualcosa. È un altro scontro molto noioso, perché essenzialmente non faremo altro che stare abbracciati al muro. Ma così è stato progettato. Penso che fosse addirittura prevista questa cosa del muro. Ecco il boss. Possiamo attaccare da questo lato. Dovremmo colpirlo. Se riesco a puntarlo è più facile. Mancato.
Il loccone è impazzito. Sì, la parte peggiore è cercare di colpire il boss, ma il danno glielo facciamo, quindi un po' alla volta morirà. Purtroppo questa spada non arriva fino all'infinito come range, ha un raggio limitato. E purtroppo non riuscivo neanche a fare due colpi consecutivi con la stamina che abbiamo. È stato comunque buono averla potenziata al termine dello scorso episodio. Questo devo dire che secondo me è l'arcidemone più facile in assoluto, ancora più del dio drago, perché essenzialmente questo è il combattimento per tutti. Qui siamo al sicuro, basta prendere la spada e stare qua, per chiunque, non c'è nessuna difficoltà. Potrei provare ad andare allo scoperto e attaccarlo un po' meglio, ma non vedo perché farlo. Non ha funzionato contro il vecchio eroe, perché dovrebbe funzionare contro di lui? Non sono neanche sicuro che loro smettano di spawnare a un certo punto. Potrebbero anche continuare a esistere per sempre, per quello che so io. Poi se qualcuno conosce una strategia migliore per combattere con questo boss, è liberissimo di farmela sapere. Io non ne conosco. Magari un'altra botta? Te la posso dare? Ok. Forse sulla coda. Vai. Al prossimo è morto. Non lo prenderò mai da qui. No. Ma ripasserà. Prima o poi ripasserà. È come l'autobus. Fa il giro, poi ritorna. Prima o poi. A volte ci mette di più, a volte ci mette di meno. Ma prima o poi arriva. Noi il biglietto ce l'abbiamo. Si chiama Signora delle Tempeste. Quindi siamo liberi di fare quello che vogliamo. Non temiamo nessun controllore. Addio. Ok, non l'ho ucciso. Me la sto prendendo con gli autobus. Con gli autobus a questo punto. Ok, il demone è stato distrutto. Che combattimento terribilmente difficile. È un po' vergognoso essere morto una volta, ma fa niente. Purtroppo questa proprietà dell'attacco speciale funziona esclusivamente in questo posto. Fuori di qui questa arma è comunissima, anzi è anche un po' patetica. La cosa buona che ha è che manda i nemici in volo. Quando attaccate qualcuno con questa in PvP lo fate volare. Ma ha esattamente lo stesso identico moveset delle spade normali, come la spada bastarda, la claymore e via dicendo. Anello della grande forza. In giro ci sono cose, vediamo se riesco a prendere un po' di roba. Quello sicuramente no. Dovrebbe essere pietra nuvola, come tutto quello che droppano i nemici volanti che abbiamo ucciso finora. Ma in giro qualcosa di buono dovrebbe esserci. Ok, abbiamo raggiunto la bianco puro, anche in quest'area. Devo andare a controllare quella zona dove ci butta Patches, per vedere se effettivamente in bianco puro o poi nero puro, quando ci arriveremo, migliora qualcosa. La pietra nuvola potenziava forse gli scudi. Non ne sono sicurissimo. Gli scudi sono l'unica cosa che non potenzierò mai nei Souls, perché non ne vale la pena secondo me. Non essendo un grande utilizzatore di scudi, potenziare gli scudi mi interessa relativamente poco. Anzi, per niente. Qui non c'è nient'altro. E va bene così. Forse c'era un altro oggetto vicino all'arcipietra. E poi penso che possiamo andare. Abbiamo anche fatto un bel gruzzoletto di anime. Eccolo lì. Allora, vai con questo. Anima di eroe antico. Una cosa che mi sono dimenticato nello scorso episodio, quando ho fatto l'anima del... l'arma del... come si chiama lui? Del vecchio eroe. Un'altra persona mi ha consigliato di utilizzare un'altra arma di boss, che si fa con l'anima dell'arbitro. Pietra nuvola pura, ok. Ne parliamo quando arrivo al Nexus, così posso uscire adesso. E visto che devo andare a Stonefang per ammazzarmi, tanto vale farla quell'arma. Ve la faccio vedere, anche se non la userò. Prima però depositiamo le cose che non ci servono. Pietra nuvola, gli scudi, ok. Scheggia, pezzo e pura. Quindi se mai dovessimo decidere di migliorare uno scudo, abbiamo tutti i materiali che vogliamo, potendo glitcharli. Questa spada non mi servirà mai più nella vita. Quella possiamo tenerla. E siamo a posto così. Facciamo un paio di livelli. Non da Bior. Anche se mi piacerebbe che lui avesse il potere. Devo toccare il suo demone. Allora. Non sapendo se era 17 o 18 per il catalizzatore delle bestie, il talismano delle bestie, farò un punto e un punto per ora. E teniamo a 17. Poi se è 18 lo alzeremo ancora. Per ora mantengo così, perché
Non voglio alzarle troppo queste due statistiche. Preferisco puntare a vita e stamina, almeno finché non arrivano la vita a 20. La stamina vorrei portarla molto di più, soprattutto se devo indossare armature più pesanti. Quindi cominciamo da pari. Cominciamo da pari. Poi la vita un altro e la resistenza andrà avanti per molto. Ho 3700 anime, se può fa. Quello che mi serve per fare l'arma che mi è stata richiesta, anzi consigliata più che richiesta, si fa con, dovrebbe essere, la mazza grande. Noi ne abbiamo due e una me l'era conservata apposta. E quindi andiamo a Stonefang, così mi suicido e poi vado al fabbro. Qui. Ok, mi riprendo le anime. Mi sono andato a uccidere in quel baratro lì dove c'era la lucertola di cristallo prima. Ora, qui sotto, come sempre. E se non sbaglio, quest'arma di boss si può potenziare sin dall'inizio. Senza, esatto, mannaia da macellaio, perché la mazza grande non può essere potenziata in nessun modo. Però può diventare la mannaia da macellaio, che è praticamente l'arma più forte del gioco. È per questo il motivo che non la useremo. Statistiche. Scala SS da forza e destrezza e A da fede. Statistiche richieste sono 26 di forza, quella che abbiamo noi, e 16 di fede che abbiamo anche. Quindi volendo potremmo usarla. Questa è un'altra arma che non si potenzia in nessuna maniera. Quindi adesso è forte quanto potrebbe possibilmente esserlo, se non per lo scaling. E pesa esattamente quanto la nostra spada. Ha pochissimi punti di attack rating in più, solamente 4. Quindi la superiamo con la spada del drago una volta che sarà potenziata a dovere. Il punto è che questa fa danno diviso tra, sì, fisico e magico. Noi non aumenteremo ulteriormente la forza né la destrezza, quindi lo scaling fisico resterà bloccato. Quello magico forse aumenterà un pochino con la fede, ma non più di tanto. Il moveset è lo stesso delle asce grandi, che io sappia. Anche se viene classificata come, cos'è? Martello grande. È un'ascia, fa danno da taglio. Sì, noi avremo l'ascia grande vera e propria quando mi girerà di andare a prenderla, quindi per ora non mi preoccupa. Non fa meno danno della spada, quindi va bene così. Ora, posso andare, penso che voglio andare all'Atria, però prima, ovviamente perché sto facendo così, torno al Nexus. Così posso lasciare questa arma che non ci servirà e poi possiamo andare all'Atria. Pronti? Ho depositato tutto, possiamo andare qui, arcipietra del falso idolo. Ok, allora questa seconda sezione della torre di Latria è terrificante, ma più esteticamente che non come difficoltà. Certo non è facile, però penso di potermela cavare, per come sono equipaggiato, per quella che è la mia remota conoscenza dell'area, e questo genere di cose qui. Qui non c'è niente. E come ho ricordato 5.000 volte, più che altro sono venuto qui adesso perché c'è un set di armatura che vorrei procurarmi. Non so se saremo in grado di mettercelo in tempi ragionevoli, ma prima o poi succederà. Perché questo qui, del vecchio re, non mi piace molto, soprattutto per una questione di estetica. E sapete che io all'estetica ci tengo abbastanza. Non so se sto andando alla parte giusta sin dall'inizio. Allora, qui, anime di eroe, perfetto. Mi pare che la strada vera e propria era qui a sinistra. E questo era solamente un oggetto da prendere. Devo fare attenzione a vedere, perché non è molto facile, almeno da dove sono posizionato io, fisicamente. I nemici di quest'area sono loro, dei piccoli gargoyle. Io non ho più il mio catalizzatore. E a volte si incantano, purtroppo. Puntarli non è una grande cosa, perché sono strani, ecco. Strani è una buona parola. Sono due, ok. Mancato. Io t'ho preso invece. Il secondo attacco della spada è un po' brutto. Anima di eroe. Ah, loro droppano anime. Me l'ero dimenticato. È questo colpo dal basso verso l'alto, che colpisce anche dietro di noi. È simile a quello che succede anche in Dark Souls 2. Penso che anche questo l'abbiano ripreso da qui. Può essere buono in alcune situazioni. È un po' lento però come attacco, quindi di solito quando posso e ho il nemico di fronte, la combo che tendo a fare a due mani è R1, R2, che è più veloce
Devo solamente fare attenzione a beccarlo con questa mini rincorsa che faccio. Ha una mano invece, è diverso. La combo R1-R1 è patetica. È anche lentissima. Così come penso anche R2-R2. È bella da vedere ma è un po' lenta. Quindi quello che preferisco fare, se posso, è R2-R1, che arriva un po' più veloce. Finito così la spiegazione dell'arma. L'ho testata un po' prima di cominciare a registrare. Ho capito che questo è il modo migliore per utilizzarla, probabilmente. Qui c'è un altro, ho visto lo sbattere di ali per terra. Non posso neanche puntarlo, penso che scenderà da solo, esattamente. L'attacco in rotolata mi piace molto, perché è una buona area di effetto. Anima di eroe. Ho detto una buona area o una buona anima? Non lo so, non lo voglio sapere. Quando risentirò la registrazione me ne renderò conto. Spero di aver detto la cosa giusta per una volta. Allora, di qui non penso che si potesse andare per ora, perché so che in questa zona, in quest'area, ci sono delle cose da fare prima di altre. È un po' a livelli la cosa. Ecco, devi prima fare un paio di cose, poi puoi andare da una parte, poi ancora dall'altra e così via. Qui è chiaro quello che va fatto. Si può scendere di qui? Sì, è un po' scuro ma si può. Nel dubbio, tengo sullo scudo. Salve. Ho sbagliato a fare l'attacco perché qui c'è il muro. Anche se mi avesse consentito di farlo, sarebbe andato probabilmente a vuoto. Scenderebbe per caso? No, va bene, vengo io da lei. Non è vero mai. Citazioni di Yotobi poi, che non volevo fare. A volte escono da sole. Allora, possiamo andare di qua, penso. Devo guardare per terra perché non so se a un certo punto la scala si interrompe e io finisco nel vuoto, ma sembra di no, visto che c'è della roba qui giù. Lì vedo qualcosa che si muove davanti al fuoco, forse è un nemico. Sì, sta venendo verso di me. E spara. Ah, loro avevano un drop rarissimo. Mi pare che fosse una balestra, ma in questo gioco le balestre penso che non servano assolutamente a niente. Quindi se lo otteniamo non è neanche una cosa buona, perché ci fa peso addosso e basta. È una cosa terribile il sistema di peso di questo gioco. Sono contentissimo che l'abbiano eliminato negli altri Souls. È solamente una rottura di scatole. Lui lo ignoro, tanto non ha voglia di venire da me. Sono strani i nemici di questo livello. Anima di eroe. Adesso doveva arrivarmi alle spalle e spingermi giù. Questa era la cosa giusta da fare. Ah, questa è una cosa che dicevo prima. Ci sono zone che non si possono visitare ancora. Questa è una di quelle, evidentemente. Quello sono sicuro che si sposterà dopo che avremo fatto una certa cosa. Dove sei? Ciao. Qui posso continuare? Sì. Senti, basta. Bravo. Muori. Ora siamo tutti più felici. Anima di eroe. Una cosa che potrebbe droppare anche, e mi piacerebbe molto di più ricevere, è uno stocco. Perché uno stocco lo voglio avere, lo voglio avere potenziato. Potrebbe essere la nostra arma fatale, l'ho già detto. Loro hanno lo stocco a spirale, di cui so l'esistenza, ma non ho mai avuto. Quindi per una volta mi farebbe piacere averlo. Non so quanto sia efficace come arma, ma so che esiste. Così come la loro balestra. Questa era evidentemente la strada sbagliata, quindi torneremo su. Andremo a vedere dall'altra parte. Qui sicuramente dovremo tornarci più avanti. E sarà più utile farlo quando sarà il momento di farlo. Chi l'avrebbe mai detto? Ok, dovrebbe essere qui a destra a questo punto la strada giusta. Ma ci sono altre opzioni che abbiamo lasciato alle spalle. No, evidentemente qui non c'è niente. Perfetto. Torniamo alle altre opzioni a cui ho appena accennato. Qui c'è una scala da salire, me lo ricordo, qui sulla sinistra. Abbiamo fatto il giro. Qui ci torneremo più avanti, sicuramente. Anche se è il boss, e che boss, sono sicuro che sia in alto. Quindi forse quella cosa che si fa in basso è opzionale, o una cosa del genere. O forse un evento di tendenza come tutti gli altri. No, non è vero, l'evento di tendenza qui, me lo ricordo, è un ponticello che ci dà la scala per andare a liberare Riddell. Questo non me lo potevo dimenticare. Ed è una cosa che voglio fare.
perché poi ci ho ripensato. La falce da battaglia, sì, è una bella arma, mi piace molto esteticamente, però avevo già deciso tempo fa quale sarebbe stata l'arma di quella classe da potenziare, e cioè appunto il bastone di Riddell, che non ho mai avuto, e quindi vorrei averlo per una volta. Non so se è un evento di tendenza bianca o di tendenza nera, noi, anche in questo caso, come tutte le altre volte, faremo prima quello bianco perché è più facile fare prima quello, e poi quello nero, quando si potrà, cioè quando moriremo abbastanza volte. Penso proprio che prima di andare a fare l'ultimo boss. Ok, qui si salirà poi per andare verso la fine del livello. Prima di fare l'ultimo boss, che dovrebbe essere all'Ant, mi farò un giro. Forse sdoppierò anche le pietre degli occhi effimeri, per poter modificare meglio la mia tendenza dei mondi. E andrà così. Morirò più volte in tutti quanti i livelli per portare tutto quanto al nero puro e fare tutti quanti gli eventi di tendenza nera. Mancato. Stai fermo, vieni giù. No, mi dà fastidio che vadano così in alto. Forse riesco a beccarlo. Sì. Non ti spostare, fermo lì. Ora vieni giù, che sennò perdo il drop. Io vado avanti, prima o poi scenderà lui. Confido in questo. Qui c'è roba. Se non sbaglio è la Flamberga, mi ricordo quella sezione di pavimento. Perfetto. Perché ho sempre paura a tornare indietro, ma si può fare. Per quanto sia spaventoso da vedere, si può attraversare. Tu! Ah, sei sceso, bravissimo. Ora fermo lì, sorridi. Ciak! Si gira. Allora, possiamo andare avanti. Da qualche parte dovremmo trovare il progenitore di Lothrak, che purtroppo in questo gioco è ancora più bastardo di Lothrak. E quindi ci toccherà fare secco. Non so se voglio ucciderlo istantaneamente, però. Per un semplice motivo. La sua armatura pesa. È un set pesante, quindi non so se posso portarlo addosso. Senza indossare l'anello, che mi potenzia il peso. No! E visto che ho l'altro anello del peso addosso per poter usare il fast roll con questa armatura, devo scegliere se avere addosso anche l'armatura di quel tizio, e quindi usare l'anello che mi potenzia il peso degli oggetti passivi, oppure l'altro. In alternativa, una cosa che non ho mai fatto, dovrebbe essere. Quello posso prenderlo? Da qui. Vediamo dall'altro lato prima. Sembra di sì. Rompiamo questo perché sennò muoio. Per favore, grazie. Spero ne valga la pena. Ma tornare qui non dovrebbe essere un problema. Spezia stagionata? Va bene, prima o poi ci torneranno utili. Quando cominceremo a usare magie un po' migliori. Cosa che potrei già fare, però. Fa niente. Faremo finta che io non sia una build ibrida. C'è niente da queste parti? Sembra di no. Sono sicuro che stavo esprimendo un concetto prima. Concetto che evidentemente è scomparso nella mia memoria. Oi, dura dove arrivi? Chi è vivo e chi è morto, non capisco. Ok. Ancora? Sei tosto. Ciao. È buono che droppino così tante anime, ma penso che siano quelle più stupide del mondo, quelle che lasciano tipo 200 anime, quindi non servono quasi a nulla. Sarà più il tempo per farle scoppiare più avanti. No, l'ho perso. Questo ascensore mi ricorda tantissimo quello che è stato usato in Dark Souls 2 nel DLC del Re di Ferro. Io sono convinto che il modello che avevano come riferimento nel creare Dark Souls 2 fosse molto più Demon's Souls che non Dark, perché ci sono tantissimi punti di contatto tra i due, quasi più che con Dark Souls. Pietra degli occhi effimeri. Ho fatto bene a controllare da questo lato prima. Stavo per morire come uni scemo, che sarebbe idiota più scemo. Ripeto, sono sicuro che stavo dicendo qualcosa, ma si è perso, quindi. Sicuramente aveva a che fare con Lothrak, Yurt, l'armatura e cose del genere. Lì, quelle pietre prismatiche. Mi ricordo che era vicino a delle pietre prismatiche, quindi da quella parte, più o meno. Ok, loro stanno fermi qui a evocare il loro signore. E qui dovrebbe esserci l'evento di tendenza che ho citato. Sì, questo viene riunito
quando siamo in tendenza bianca pura, e si trova la chiave per liberare Riddell. Di questo sono sicuro al 100%. Loro devono morire, semplicemente. Non so se droppano qualcosa, ma non penso che sia importante. Quando muoiono... No, questo lo lascio a terra così mi ricordo la strada. Quando muoiono succederà qualcosa. Che è qualcosa che ci serve, ovviamente. Vediamo se c'è un filmato. Sì. Ah, giusto, si rompe la catena. Dovremmo farlo di nuovo, essenzialmente, questo è il concetto. Libereremo un'entità malefica, quella che stava penzolando di là. Grazie per l'anima. E qui, dove stiamo andando? Va bene. Qui c'è una roba. E da qualche parte dovrebbe esserci il nostro amico, lì giù. Quindi quello che farò probabilmente adesso sarà lasciarlo vivo e tornare al Nexus. Forse così dovrebbe tornare anche lui lì, e spero sinceramente con tutto il cuore che non uccida nessuno. Perché io l'ho sempre, sempre, sempre ammazzato adesso qui. Appena lo libero lo uccido, perché so quello che fa, ammazza gli NPC. E quindi, sapendolo, mi sono sempre preoccupato di non farlo mai arrivare al Nexus. Ma mi è stato letto, ho letto anche che torna al Nexus. E se lo fa, vuol dire che posso prendere l'armatura tranquillamente perché c'è Thomas vicino. Are you here to fight the demons? If so, then I am on your side. I have... Certo. Però è fighissimo. È davvero bello questo personaggio. Mi dispiace un sacco di doverlo uccidere ogni volta. Avrei preferito che avessero fatto fare la parte del cattivo, magari a Bjor, che è un'armatura di merda ed è un personaggio brutto secondo me. Lui invece è troppo bello. Quindi per ora, per quanto sia brutta la parola, evacuiamo. Torniamo al Nexus. Tanto la strada che abbiamo fatto è abbastanza poca. Mi piace più l'armatura che non continuare nel livello. Perfetto. Ora, non so dov'è. Se è nel Nexus, non so dov'è. Dovrò cercarmelo con molta attenzione. Cominceremo da questa zona, anche se non penso, non me lo vedo molto in combutta con i chierici o con i maghi, però non sapendo dov'è devo controllare un po' dappertutto. Può anche essere che sia un piano superiore, di questo non ho idea, quindi andrò in giro, mi faccio una piccola ricerca. Penso che ve lo accelererò perché non sarà divertente da vedere. Non so, mi sembra improbabile che sia al secondo piano, però darò un'occhiata veloce. Anche perché il secondo piano non c'è praticamente nulla. No, ci sono solamente... cioè c'è il monumentale più sopra. Boh, non lo so. Può anche essere che è un evento che non si attiva finché non vado a battere il boss dell'area. Quindi penso che dovrò fare anche questo. Il che è una bella perdita di tempo perché sono tornati indietro. Non morire, no! Ok, tutto a posto. E a questo punto andiamo avanti. Magari do una controllatina. Dovendo fare la stessa strada di prima, vedo se sta ancora lì. Se no, ho solamente perso tempo. Mi spiace, davvero. Non vorrei che fosse addirittura sbagliata l'informazione che si trova nel Nexus. Perché se così fosse, non mi piacerebbe molto. Però per uccidere gli NPC del Nexus, mi sembra strano che lo faccia in maniera incorporea. Tipo, mentre noi non ci siamo, lui va lì, ammazza gli NPC e scompare. Mi sembra un po' strana come cosa, quindi prima o poi dovrà comparire. Potrei andare veloce. Dovrei essere in grado di farlo senza problemi. Forse magari qui sulle scale non mi conviene perché abbiamo visto che mi seguono. E devo comunque aspettare l'ascensore. Quindi vediamo un po'. Dopo aver fatto quest'altra salita, si intende. Dobbiamo arrivare ancora all'ascensore, ma... ci metteremo davvero pochissimo ad arrivare dove abbiamo lasciato il capo silenzioso Yurt.
Questo fatto del silenzioso non mi piace molto. Può anche essere che sia come ho appena detto io, cioè che non si faccia vedere e ammazza gli NPC. Questa catena c'era qui prima. Forse no, l'abbiamo fatta cadere noi adesso, uccidendo quei nemici. Aia. No. Loro non volano giù. Meglio, non cadono quando li facciamo sospendere nel vuoto. Quindi non so perché non ci abbiano pensato in Dark Souls. Questo è un altro mistero per me. Muori? Grazie. Stocco? No. Questo posto è la cosa più inquietante. È il costante rumore del battito del cuore. Penso che lo sentiate anche voi, anche se il volume del gioco solitamente nei miei video è piuttosto basso, perché ovviamente deve sentirsi la voce, però penso che forse lo sentirete. Magari riesco ad arrivare lì in fondo, anche se adesso piove un tizio dal cielo. Già. Forse è l'unico che mi sta seguendo, il che mi farebbe alquanto piacere. No, ne ho già visto un altro. Questi mi preoccupo di ucciderli perché non vorrei che mi prendessero tutti quanti alla sprovvista mentre sto cercando di attivare l'ascensore. Aspettare l'ascensore. Non devo attivare nulla io. Un altro? Non te ne andare. Vieni qui. Becca questo. Sì, becca un evacuo. Certo. Grattiamoci la testa. Va bene, vai via. Va bene così. Non mi servivi comunque. Allora, di qua invece sono sicuro che ne troveremo almeno un paio. Non ho capito da dove è arrivato quello che prima mi è comparso alle spalle. Aia. Meno uno. Lui. Da dove arriva? Quanta vita ha soprattutto? Oh, quanta gente. Niente stocco ancora. Chi c'è? Tu. Bene. Questo attacco non lo colpirà mai perché va verso destra. A una mano faccio molto meno danno. Ok. Ora siamo dove abbiamo lasciato. Dobbiamo solamente salire qui. E poi andrà tutto quanto per il meglio. Se riesco a non perdere l'ascensore. No, troppo tardi. Perfetto invece. Proprio come previsto. Mi secca questo viaggio a vuoto che ho fatto nel Nexus. Ma non è cambiato molto in realtà. Ho solamente perso un po' di tempo. Non sono neanche morto per una volta. Loro non respawnano. È una buona notizia. Non che cambi parecchio visto che non facevano nessuna storia. Morivano e basta. Ora devo ritrovare il punto di prima, ma era segnalato, quindi non dovrei avere problemi. Lì giù. Non lo vedo. No, invece è proprio qui. Quindi forse sì, devo battere il boss. Non voglio rischiare, sinceramente. Per una volta. Anzi, anche stavolta. Non voglio farlo cadere, però, questo è il problema. No, non voglio morire, voglio che tu muoia. Per favore, posso prenderlo alle spalle? Senza farlo finire giù? Non deve finire giù per nessun motivo al mondo. No, no, fermo lì, no. Va bene. Elmo, armatura, guanti. E non posso prendere gli stivali? Solo? Si può fare. Allora, prendi questo qui, vediamo quanto pesa. È molto molto più bello dell'armatura che avevamo finora. Non posso pesare, giustamente, perché dovrebbe cambiare qualcosa. Guanti delle tenebre. Facciamo una cosa. Posso droppare l'elmo. L'elmo non penso di volerlo mettere. Queste corna non mi piacciono. Quindi lo lascerò proprio per terra. Non mi importa perderlo. Spero però che sia abbastanza per poter prendere gli gambali. Probabilmente non potrò prendere più niente per tutto il livello. No, non basta neanche questo. Vediamo.
C'è qualcosa che posso lasciare? Forse il mio scudo. A goccia. Dovrei essere in grado di comprarne un altro. Da qualche parte, ma non so dove. Vediamo. I guanti dell'antico re potrei lasciarli sicuramente. Vediamo un momento come sono questi gambali. Per ora lasciamo i guanti dell'antico re. Per favore, me lo fai fare. Grazie mille. E prendi questo. Gambali delle tenebre. Ora, via questi. Gambali, posso far strollare con questa roba addosso? Sì. E sono molto molto più bello. Ma tantissimo. Come guanti invece. Posso mettere qualcosa? Magari quelli... No. Questi sicuramente no. Magari quelli vecchi, eh? Ma non ce li ho addosso, li ho appena scartati. Posso prenderli per caso? Troppo pesante. Ed è l'elmo suo. E anche i guanti nostri. Non fa niente per le braccia. Anzi no. Mi sa che è le gambe il pezzo che non volevo. Perché ha questa bruttissima punta sul piede. Sembra che ho delle ciabatte a punta, non lo so, è strano, non mi piace. Forse riesco a trovare dei pantaloni neri decenti da mettere qua sotto. Però è sicuramente più di impatto vedere un'armatura completa, centro e gambe, che non centro e braccia, sicuramente. Dei guanti per rimpiazzarli, posso trovarli, va bene, posso fare a meno di avere dei piedi come si deve. Mi piace di più così. Ed è un'armatura più forte di quella di prima. Di 3 punti. Molto meglio. Quanto sono utili le armature. Difende molto meglio la pestilenza però. Già questo è qualcosa. Ora, a parte Fashion Souls, che spero non vi abbia annoiato troppo, penso che potremo continuare nel livello. Vediamo una cosa, 48 diventa il mio peso equipaggiabile. Senza anello. Ce la farò mai andare in fast roll con questa roba addosso. Neanche se metto uno scudo più leggero. Con 48 posso fare massimo 24 di peso. Dovrei togliere lo scudo e i gambali probabilmente. Non sarebbe divertente, no. Mi uccidereste tutti quanti. Meglio lasciare qui. Cosa ho lasciato alla fine? I vecchi guanti? L'elmo che non metterò mai. I vecchi guanti non sono un problema, va bene. Va bene così. Da qui dovremmo essere in grado di scendere e proseguire nel livello. Via via che potenzieremo la stamina, forse riusciremo a mettere anche i nostri nuovi guanti. Che non sarebbe male, effettivamente. Vediamo, quanto arrivo di peso? 42. Quindi devo fare 84 per essere in grado di utilizzarli. Non è poco. 84 non è poco. Ci tocca alzare ancora un po' la resistenza. Che è la statistica che andrà sicuramente più in alto di tutte comunque. Ora. Sono un po' perso qui dentro. So che c'è tanta roba qui sotto. E forse anche un anello che mi piacerebbe recuperare. Ma non so dov'è. Perché qui dentro non mi so muovere. So solo che a un certo punto potrò salire su una rampa di legno e andare avanti. Ma non so dov'è. Quindi va bene così. Ah. Ok. Questo è l'anello che volevo. Non devo più esplorare qui sotto. Se c'è qualcosa di utile me lo farete sapere voi. Perché io non... Quello è quello che volevo. Chi è e dov'è? Il rumore l'ho riconosciuto. Ma non so dov'è. Lì. È il... la palla di prigionieri che stava già nella prima sezione del livello. Pietra mercurio. Penso che sia il materiale più comune da queste parti. Da vicino non si può attaccare praticamente perché escono le braccia. È un massacro. L'unico modo è così. Cosa mi ha attaccato? Questi da dove arrivano? So che sono nemici dell'aria, ma non li avevo mai visti qua sotto. Il mio scudo è pessimo contro la magia. Ma anche lui è resistentissimo alla magia. Quindi non mi sembra neanche questa una buona opzione. Mi limiterò a prendere quello che c'è qui sotto e andare via. Mercurio non mi serve. Se mi prende una volta sola muoio, penso. Voglio andare via. Non mi piace questo posto. Davvero, ditemi se c'era qualcosa che mi sono perso. Ma avendo l'anello fragrante non mi interessa più di praticamente nulla. Quello che fa l'anello fragrante è la stessa cosa che fa l'arma crescente. Recupera leggermente, anzi col tempo, i miei MP.
Quindi, se ne avessi bisogno, potrei utilizzarlo. Noi abbiamo l'arma crescente, l'ho fatta apposta. Così, se proprio non voglio usare una spezia, piano piano posso usare l'arma. E possono essere usate insieme, sia l'arma che l'anello, perché dovrebbero recuperare quantità diverse di MP. Ora penso di aver trovato quello che cercavo. Ah, non è male. Dopo un po' loro perdono la coda, ma sono comunque vivi. Si può salire da qualche parte? Ah, questo è ancora vivo. L'ho confuso con quello che avevo appena ucciso. Mi piace il coltello, è una bella arma. Abbiamo trovato l'uscita. Ora devo non cadere. Questa è la cosa importante. E devo sperare anche che le cose che trovo per terra non siano molto utili, perché tra un po' non potremo prendere più niente. Quanto mi è rimasto? Due unità. E poi non potrò prendere più niente. Mi ricordo che c'erano anche dei bei tesori da prendere in giro, quindi tipo uno stocco che scala con l'intelligenza e la maschera d'oro da qualche parte. Mi pare nella parte inferiore, quella che non siamo potuti andare a visitare prima, ma non ne sono sicuro al 100%. Forse c'era anche un anello buono. Tu muori? Mi ricordo. Come l'anello fragrante che vende Pacis a 60.000 anime, ma noi abbiamo appena trovato. Anche l'altro anello che costava tantissimo, che vende la signora Grass, mi pare si chiami, nella prima sezione del gioco, del livello di questo qui di Latria. Si dovrebbe trovare l'anello dell'avarizia, che ci dà più anime quando sconfiggiamo i nemici. Ma non so dove si trova, probabilmente lì sotto, ma non ne sono sicuro. Anzi, ho troppa gente. Troppa gente, sono morto. Non mi aspettavo che mi saltasse indietro. Peccato. Ci torno di corsa. Questo mi sa che andrà a finire di nuovo come un episodio un po' più lungo. Anche perché mi piacerebbe davvero andare a sconfiggere i boss dell'area. Anzi, sconfiggere è una parola grossa. Andare a provare i boss dell'area. Oh, complimenti! Quantomeno non sono morto, ma adesso dovrò aspettare di più l'ascensore. Cosa che non mi conviene assolutamente, c'ero praticamente riuscito ad arrivare in orario. Dai. Ok. Grazie. Sei un signore. Oh oh. Mi seguono. Nemici con le ali? Che mi inseguono. Non è bella questa cosa. Ma siamo arrivati dove doveva arrivare, quindi va bene così. Ho definitivamente perso i miei oggetti, quelli che erano lasciati qui. Quindi sono andati per tutta la partita. Speravo che sarei riuscito a non morire e passare a riprenderli più avanti. Ma non so neanche se tornare nel Nexus e poi tornare qui li avrebbe fatti scomparire ugualmente, non ne ho davvero idea. Quindi in realtà era un tentativo alla cieca. Così come adesso sono di nuovo alla cieca qui sotto e non so dove andare per tornare dove sono morto. Ero andato dalla parte giusta, in qualche modo prima. E spero che in qualche modo ci tornerò di nuovo. È una bella discesa, eh? Forse di qua. Vedo le palafitte, che non sono palafitte, ma vabbè, avete capito? La struttura è in legno, insomma. Quindi da qualche parte si dovrà pur salire. Qui il tentacolone non me lo ricordo. Dov'è? Per favore, voglio solamente andare qui sopra. E chiedere tanto? Forse sì, forse sì. Dove si va di qua? Ok, questo posto è grande. Sto girando davvero a caso. E non si dovrebbe mai fare una cosa del genere. Ma quando si è ignoranti, si è ignoranti. In questo caso devo riconoscere assolutamente la mia ignoranza. Per quanto mi dia fastidio essere ignorante in un Souls, a volte succede. Dove sto andando? Dalla parte sbagliata, sicuramente. Non ho visto questa sezione prima. Ma non ho molto modo di orientarmi qui giù. Più che altro perché sto girando a caso. Se volessi, potrei essere molto più metodico e trovare dei punti di riferimento per poter trovare subito la zona che mi serve. Adesso ho anche raccolto gli oggetti, quindi non posso neanche più fare affidamento su quelli. Dove sto andando? Sto girando completamente alla cieca. Torniamo verso le luci.
Posso attraversare qui? No. Magari di qua? Sono perso, davvero. Qui non si può salire? Allora, proviamo guardando verso l'alto, eh? Perché altrimenti non penso che ce la faccio. No, neanche guardare verso l'alto aiuta più di tanto. Maledizione. Dove sono finito? Anche solo ritrovare quel nemico sarebbe d'aiuto in questo momento. Penso che sia l'unico nemico di tutta quanta la palude. Se i tizi con la coda non decidono di venire giù, come hanno fatto prima. E io che volevo andare di corsa. Lì c'è una salita, ma non ci posso arrivare. Maledizione. A queste travi che mi bloccano il passaggio. Voglio andare qui. Ah, ok, questa è rotta. Perfetto. Va tutto bene. Mi sa che il pugnale è meglio con loro, perché riesco a bloccarli più facilmente. Almeno quando sono solamente uno. Ok. E poi non consumano molta stamina, posso attaccare a ripetizione. Mi piace. Lì ho visto le mie anime, mi sa. Devo solo fare attenzione a non farmi circondare come prima. Non è stato piacevole. Uno piccolino. Rimbalzano sullo scudo grande. Dovrà avere pure un merito, lo scudo grande. Forse combattere qui sulle scale non è una buona idea. Perché... Forse sì, dai. Vai di prepotenza. Muore in un colpo? Sì, questo è quello che volevo sapere. Ora, c'è altra gente? Non di qui? Tu? Ah, ero sicuro di averlo schivato. Evidentemente gioco la pensa diversamente. Non vale la pena di curarmi per così poco. Però un'altra arma benedetta avrei dovuto anche farla. Non ci ho pensato. Anima di soldato famoso? Anche perché quante armi potrò usare contemporaneamente? Erba nera dovrebbe essere tipo la migliore. Ce n'è una che ripristina tutta la vita e cura anche tutti quanti gli status negativi. O l'erba nera o l'erba nuova. No, erba nera, perfetto. L'ideale sarebbe duplicare quella e usare quella lì per sempre, per tutto, ma non mi sembra una cosa molto corretta. Quindi non lo faremo. Abbiamo già l'erba calante duplicata e va bene così. Anche se sta per finire. Ma quando finisce ci penseremo. Detto questo, di qui si sale. Che è quello che vogliamo fare noi. E lì c'è un Mind Flyer. Mi sono appena ricordato come si chiamano questi nemici. Quando sono andato all'atrio per la prima volta, ci stavo pensando e non me lo ricordavo. Adesso lo so. Quasi shottato con il pugnale. Poi ci pensa lui a finirlo. Per un attimo ho pensato che il campanellino che ho sentito fosse di un altro che stava più sopra. Mi sono spaventato. Ma invece no. Era quello che stava morendo. Ma forse ce n'è un altro qui sopra, eh? Non sono sicuro. No, ci sono solamente loro. Che zompano. Sono allegri e saltano. Altri? Sto puntando, sì, ce n'è un altro. Vai giù. Perfetto. Stavolta mi sono ricordato di fare la combo R2 R1. Droppano niente? Lì c'è una lucertola che mi ammazzerebbe se cercassi di prenderla. Come tutte le lucertole. Parato. Sono orribili quando cascano. Aia. Il male. Non mi aspettavo che anche quello piccolino facesse così tanto male. Vediamo se riusciamo a prendere la lucertola. Attacco in corsa a una mano e verso il basso. Ok. No, mi sembra una pessima idea quella lucertola. Non lo faremo. Muori? Perché non attacco più? Va bene. Qui c'è della roba. Spezie. Penso che mi libererò di un po' di spezie. Tra un po'. Muori. Dovremmo essere vicini al secondo set di nemici da uccidere per liberare la seconda catena e avere accesso alla fine del livello. Almeno questo è quello che mi ricordo io. Dovrebbero essere quindi di fronte.
Non mi preoccuperò dei nemici che mi inseguono, sperando che sia una buona idea per una volta. Non è mai una buona idea lasciare, ma noi faremo finta che lo sia. Qui c'è un ascensore, vero? Dimmi di sì e che sia rapido, per favore. Sì, volami addosso. Sarà molto utile. Ti renderà la vita più facile. Ok, ha funzionato più o meno. Ora continuerà a seguirmi perché può volare, ma forse no. Dipende da quanto è alto questo ascensore. E sembra molto alto. Molto alto, non penso che arriverà mai qui su. Oh, invece sì. Ciao. Stavo scherzando, non mettevo in dubbio le tue capacità di volatile. Spero che non arrivino a rompermi le scatole qui. Di qui non si va. Ciao. 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 E indovina anche tu. Ciao. Ora. Qui. Dovremmo rompere anche la seconda. E penso di poter anche saltare il filmato senza perdermi niente. No, no, vediamolo. Forse mi indica anche, se non lo sapessi già, dove dovrei andare adesso. E il coso cade. È molto molto inquietante questa zona. Questo dovrebbe essere il cuore che faceva quel rumore inquietante. È cascato giù. E dal suo interno usciranno altri di questi nemici con la coda che si spezzano a metà quando li uccidiamo. E infatti adesso saranno anche nella prima parte del livello. Ma comunque non sono molto pericolosi. Più che altro penso che sia io ad avere poca vita. Per questo mi fanno così tanto male in percentuale. Da qui non siamo arrivati noi, credo. Quindi forse è di qua che si deve andare. Sì, decisamente non sono stato qui. E visto che questo gioco è fatto bene, siamo tornati esattamente all'inizio del livello. Perché il level design è una cosa fantastica di come è stato pensato Demon Souls. Quindi siamo vicinissimi a dove dovremo andare. Per prima cosa scenderemo dove siamo andati prima, dove non potevo continuare, perché voglio vedere cosa c'è sotto. E loro sono anche qui ora, l'ho già detto. Ma non dovrebbero crearci problemi qui a destra. Quanto è bella questa armatura. Quando torneremo al Nexus potremo vederla sicuramente meglio. Qui è tutto scuro, non si vede parecchio. È così bella che vorrei davvero molto togliere lo scudo e andare in giro con i guanti per renderla completa. Ma non penso che apprezzereste molto come idea. Quindi no. Magari per un'altra volta. Che droppano loro? Pietra e mercurio? Sì. Sospettavo quando ha sputato veleno. Ora qui giù dovremmo andare comunque, penso. Che volete voi? Addirittura fin lì arriva. Complimenti. Stunlock for the win. Anima. Ne avremo un sacco adesso. Peccato, io volevo davvero lo stock. Qui c'è un altro di questi. Wow, stavo per finire giù. Sono due in realtà. Faremo finta che fosse tutto quanto sotto controllo. Ora di qui si può entrare effettivamente. Buono. Spero di poter prendere un po' di cose da terra, se il mio peso me lo consente. Anima di soldato. Wow. Non ci provare mai più. Mostro. Sono bruttissimi questi nemici. Allora, anima di soldato, va bene. Pietra degli occhi effimeri, va bene anche questa. E forse quelli saranno tesori più utili. Quello è vivo. Sì. Anima di eroe. Becca questa. La coda è lunghissima. Anima di eroe. È tutto quello che abbiamo trovato finora. Anello dell'avarizia. Ok, questo dovrebbe essere l'anello che stavo dicendo prima. Quello che aumenta le anime ricevute. Che effettivamente si trova. Maschera d'oro. Può essere indossata dagli uomini? No. Quindi non mi serve a nulla, posso dropparla. È un equipaggiamento da sole donne. Mi è stato ricordato che c'è qualcosa per soli uomini. Ed è... come si chiama lui? Il set di Garl Vinland. Che non penso che indosserò mai perché è troppo pesante.
E non fornisce quasi nessuna difesa e non mi piace esteticamente più di questo, che è comunque pesante e va bene per tutti. Quella forse è l'arma che voglio. Non mi serve, ma la voglio. Cosa lascio per terra? Facciamo così. Compromesso. Questo episodio non può venire troppo lungo. Quindi faremo così. Prenderò quell'anello. Con l'anello della grande... No, forza leggendaria. Volevo dire arma, non anello. Fioretto. Fammelo vedere un secondo. Vai. Ah, ecco cosa potevo droppare. La flamberga. Non mi serve a nulla. Abilità insufficiente. Il moveset è lo stesso degli altri stocchi. Cosa mi manca? 24 di intelligenza. Ecco cosa. Ma mi piace tutto sommato come arma. È molto bello esteticamente. Ma non possiamo usarlo. Sarà un altro stocco quello che useremo evidentemente, non lui. Torniamo al pugnale crescente. Sto fastrollando. Ah già, giusto, ho tolto l'anello del appiccicoso, non l'anello per le rotolate. Quindi torniamo al Nexus e nel prossimo episodio andiamo a provare contro, anzi no, avremo tutto il tempo di batterli effettivamente, i boss dell'area. Via. Ok, prima cosa, andare a depositare tutto quanto quello che posso depositare da Thomas. Questo è un altro problema delle armature pesanti. Non solo sono pesanti addosso, perché poi non posso rotolare, ma poi mi occupano anche un sacco di oggetti passivi come peso. E non è bello. Catalizzatore, scudo a goccia, va bene così. Tutto quello che non sto indossando per ora può andare via. Siamo ancora a 80. Pesiamo tanto. Togliamo un po' di anelli che non ci servono. Tipo... tipo cosa? Mi piacciono questi anelli. Vabbè, Ronin, altro non ci serve. Profanatore di tombe potrebbe servire. Anche questo qui, potrei usarlo contro i boss a un certo punto. Non lo so. I loti sono sempre buoni. Tutte queste spezie no. Per ora le stagionate le teniamo via. Non ci servono. Così come queste. Una è sufficiente. Questa non ci serve più. Abbiamo ritorno. Penso che vada bene così. Le anime non pesano nulla. 77. Va bene. Posso rimettere l'anello appiccicoso che mi serve sicuramente di più. Per oggi è tutto. La prossima volta andremo a sconfiggere i mangia uomini. Non scegliere i gesti al posto mio. Io voglio salutare. Ciao a tutti ragazzi.